serie bwin, tutti i colori della passione. Posticipo della 15ª giornata della Serie bwin allo stadio comunale di Torino. I padroni di casa affrontano il Bari con la direzione del signor Ciampi di Roma. Ventura, per affrontare la sua ex squadra, sceglie la coppia d'attacco formata da Bianchi e Sgrigna, con Stevanovic e Antenucci sugli esterni. In difesa il posto di Ogbonna, impegnato con la nazionale di Prandelli, viene preso da Pratali. Dall'altra parte Torrente deve far fronte all'assenza di 7 giocatori e si affida in attacco a De Paola. In difesa mette Polenta sulla sinistra e De Falco a centrocampo. Primo tempo per lo più in mano al Torino, che dopo 10 minuti si rende pericoloso con un colpo di testa di Pratali. La manna si tuffa, ma è l'intervento sulla linea di De Falco a salvare la porta del Bari. Poi il Torino ci prova ancora ed è Iori questa volta a cercare il gol da lontano, ma la sua conclusione, pur potente, non è precisa e finisce fuori. Al quarto d'ora ancora il Torino che va vicino al gol. Punizione da destra di Darmian, con palla che si impenna e finisce sui piedi di Cesare, il quale spalle alla porta, controlla, prova a girarsi e tira. Il Bari si fa vedere dalle parti di Coppola, ma il colpo di testa di Caputo sul cross da destra di Defendi finisce sopra la traversa. Poco dopo la mezz'ora il Torino va di nuovo vicino al gol. Stevanovic da destra mette in mezzo, la difesa mette in corner. Sul calcio d'angolo successivo è Di Cesare che di testa fa impennare la palla, Sgrigna al volo di destro, cerca l'angolino lontano, ma la manna col piede riesce a mettere in calcio d'angolo. Stevanovic sulla destra mostra di essere in gran serata, tanto da obbligare Polenta al fallo e all'ammonizione. Negli ultimi 5 minuti il Bari si sveglia e prova ad attaccare. Prima c'è un tiro dal limite dell'area di Bellomo che finisce di poco fuori dalla destra di Coppola. Passano 2 minuti e il Bari va in vantaggio. Cross sulla destra da parte di Cepitelli, leggermente deviato da un difensore. La palla arriva in mezzo a De Paola che, tutto solo di sinistro in scivolata, riesce a infilare la porta dei Granata. Per l'ex giocatore del Chievo si tratta del terzo gol stagionale. Nella ripresa il Torino ricomincia come nel primo tempo e va a caccia del pareggio. Obiettivo raggiunto dopo 9 minuti grazie ad Antenucci. L'ex ascolano viene pescato da un bel lancio di Iori, tenuto in gioco da Polenta, scatta verso l'area del Bari, salta la mano in uscita e con il destro insacca a porta vuota. Secondo gol stagionale per l'attaccante dell'Ascoli e pareggio meritato per il Torino, che ha guidato la partita fino a quel momento. La formazione di Ventura non si ferma e ci prova ancora poco dopo il quarto d'ora. Questa volta è il centrocampista Bascia a provare la conclusione da fuori area, ma il suo tiro è centrale e la manna blocca a terra senza grossi problemi. Poi è Rolando Bianchi che prova un gran numero, lancio dalle retrovie per il capitano Granata che prende il tempo ai difensori e prova la conclusione al volo. E a 20 minuti dalla fine il Torino ha la possibilità di sfruttare la superiorità numerica. Polenta viene espulso per doppio giallo a causa di un fallo commesso a centrocampo. Il Bari prova comunque a non farsi schiacciare ed è ancora De Paola a provare il tiro, ma anche questa volta non c'entra la porta. A 10 minuti dalla fine si ristabilisce la parità numerica. Bianchi colpisce con una gomitata in faccia a Borghese e per l'arbitro Ciampi di Roma è rosso diretto per il capitano Granata. In chiusura il Torino sfiora ancora il gol un paio di volte, sempre con Di Cesare che prima obbliga la manna alla deviazione in corner con un gran tiro da fuori area e poi manca la deviazione sotto porta su un calcio d'angolo. Gli ultimi minuti scorrono senza altre emozioni e la partita si chiude con un pareggio che lascia immutata la classifica delle due squadre. Il Torino è sempre al comando con 34 punti, mentre il Bari non si muove dall'11ª posizione.